Amici di Bella Sicilia, guardate dove ci troviamo oggi, questo è il mare siciliano. Lo sapete che ci sono ancora persone in spiaggia? Le ho viste sì, poco fa, qui in questa bellissima località del Messinese. Ecco, vedete, lì in fondo, non so se riuscite a notare, c'è qualcuno che prende il sole. Anche se il mare è agitato, ci regala un fascino particolare. Scrivete nei commenti da dove ci seguite e restate con noi, perché guardate cosa vi mostriamo. Alcuni amici stanno preparando proprio a pochi metri dal mare un piatto speciale che vi mostreremo. Intanto scrivete nei commenti da dove ci seguite e vi aspettiamo numerosi qui a fine mese, perché ci sarà la possibilità di degustare questo piatto sul lungomare di questa cittadina. Siamo a Brolo, siamo in provincia di Messina. Guardate, eccolo lì in fondo il borgo, l'abbiamo mostrato più volte. Ciao Calogera dalla Germania, ciao. Guardate dove stiamo andando. Ciao Teresa, ecco, scriveteci da dove ci state seguendo e guardate cosa vi mostriamo. Buongiorno, buongiorno. E allora, guardate, abbiamo anticipato, vi avremmo mostrato qualcosa di speciale ed eccolo qui. Voi intanto continuate a scriverci da dove ci seguite. Teresa dall'Inghilterra, ciao Sara, ciao Isabella dal Belgio. Guardate cosa sono, chi è che ci parla? Siamo intanto in compagnia del presidente di questo circolo, siamo a Brolo. Sì, il protagonista è il totano, un cefalopo del nostro mare, diciamo in una ricetta storica che è sempre esistita a Brolo, diciamo. I nostri nonni ce l'hanno tramandata e noi cerchiamo di portarla avanti e di conservarla. Ecco, qui abbiamo il segretario del circolo, quindi questa è la ricetta storica di Brolo. Sicuramente, questa è una delle tradizioni di Brolo che noi vogliamo far rivivere in modo che ognuno possa assaggiarla. Allora, ci salutano da Capo d'Orlando, da qua vicino, quindi, perché Brolo si trova proprio accanto a Capo d'Orlando. Ci salutano anche da Patti, ciao Lina, e poi da Messina, ma abbiamo anche chi ci saluta da molto più lontano, come Angela dall'Australia, ciao, e poi Daniela da Roma. Questi sono altri ingredienti che abbiamo utilizzato per questo piatto. Abbiamo qui la cuoca, la chiamiamo, vediamo un po'. Maria. La cuoca Maria. Abbiamo aggiunto adesso gli altri ingredienti al sugo, che è già quasi in cottura. Quindi abbiamo il sugo già in cottura. Sì. Abbiamo aggiunto il soffritto che avevamo visto prima, che è il restante del totano, cioè come si dice qua, le brance, un po' degli anelli. E abbiamo aggiunto un pochino di sedano, l'uva passa, i pinoli. E adesso si mette in cottura. Abbiamo messo il pomodoro, questo è il pomodoro passato, come ripeto, si può mettere anche il pomodoro fresco. Allora, fateci sapere anche voi cosa state preparando per pranzo. Allora, quindi tra poco qui in questo sugo metteremo i totini. Sì, quando già questo qua tra mezz'oretta del quarto è già in cottura, aggiungiamo i totini, perché sento che è un totano ripieno, può succedere che si rompe, si apre. Però ancora quando vai in ebollizione. Allora, ciao Daniele, ciao Rosa Maria e poi ciao anche a chi ci sta seguendo dalla Bulgaria. Non so se conoscete questa ricetta, chi sta nelle vicinanze, ma chi vuole anche raggiungersi, c'è la possibilità di gustare questo piatto qui a fine mese a Brolo. Sicuramente. Ecco perché ci sarà un evento domenica, sì, domenica 29 ottobre. 29 ottobre ci sarà Alice nel Paese delle Meraviglie. E allora, presidente, quindi raccontiamo intanto un po' Brolo, descriviamo questa location proprio sul mare, è bellissimo. Sì, sì, bordo. La manifestazione sarà praticamente domenica sul lungomare di Brolo, sperando nelle previsioni, nelle buone previsioni in meteo. E niente, ci sarà anche show cooking, a parte il totano fatto così, ci saranno anche le alici. E niente, poi tanta musica, tanto buon cibo e poi c'è anche il museo,
anche un'occasione per la gente di venirlo a visitare. Ecco, restate collegati, magari più tardi andremo al museo. Allora intanto chiediamo alla cuoca Maria come si preparano questi totoni. Ecco, vediamo lì uno che ancora non è stato cotto. Sì. Voi continuate a scriverci da dove ci seguite. Sì, è stato riempito con la panatura. Quindi questa è la panatura? Sì, fatto col pane raffermo. Come si prepara quindi? Si prende il pane raffermo? Il pane sì, si mette a mollo in acqua fredda, poi si stringe senza acqua, si deve fare colare senza acqua e si aggiunge poi negli ingredienti. Noi oggi, come la ricetta brolese, abbiamo aggiunto il prezzemolo, un po' di sedano, l'uva passa, i pinoli, l'aglio, l'occhio selvatico e il pecorino. Tutta questa qua la ricetta, sempre ingredienti poveri che si usavano una volta. Si riempie il totano e con restante si possono fare queste polpettine che le volte le faceva la nonna e le faccio pure io ai miei figli. Ci vuole tanta pazienza, ma alla fine esce un piatto squisito. Sì, specialmente in cucina, quando le cose si fanno con amore, sia a livello familiare sia a livello ristorazione, l'unica cosa è sempre che in famiglia piacciono e che i clienti pure. Allora, si inizia con il totono, naturalmente con la pesca del totono, e il totono viene pescato proprio qui, nel mare antistante al Brolo. Come si pesca e quando si pesca il totono? Si pesca di notte, possibilmente, ma anche di giorno. C'è un attrezzo che si mette in mare, che ha dei pungiglioni che praticamente il totono, venendo la luce, si attacca. E lo tiriamo giù. E questo è il piatto storico, voi fate anche ogni anno una gara. Sì, una gara di totani e poi facciamo la mangiata di quei totani che peschiamo. Allora, Presidente, sappiamo che questo evento della gara di totani, anche poi della sagra che voi organizzate, è riservata agli amici del club. Un appuntamento fisso. Ma noi ci autoinvitiamo per il prossimo anno. Con piacere, assolutamente. Diciamo è un evento per noi molto importante che cerchiamo di migliorare ogni anno. Praticamente si svolge in due giornate. La prima giornata c'è la gara con tutti gli equipaggi, diciamo, e la successiva giornata segue poi la sagra del totano, che però è rivolta, diciamo, ai soci del nostro circolo nautico. Allora, invece potranno approfittare tutti per domenica 29 ottobre, perché ci sarà la possibilità di gustare questo piatto insieme a altre specialità in maniera libera, quindi qui sul lungomare di Brolo. E poi è anche gratuito, quindi diciamo un motivo in più per venire. Siamo a due passi dall'isola di Oglie, li vediamo lì, c'è l'isola di Salina. Sì, noi siamo a due passi, praticamente mezz'ora di navigazione, c'è Vulcano, la prima isola. Allora, ci salutano dall'Australia, ci salutano dal Belgio, ci salutano da Agrigento, ciao Carmelo, e poi anche Giuseppina. Allora, queste sono le polpettine invece, quindi con... Sempre col pane raffermo e praticamente sono il ripieno del totano. Quindi se avanza il ripieno oppure lo facciamo avanzare. Queste polpettine che si possono fare sia insieme al totano sia senza totano. Ecco, vediamo che il totano è stato riempito, non bisogna riempirlo troppo però. No, troppo no. Sempre si deve lasciare un dito di spessore perché poi gonfia, come si vedrà. Come va cotto quindi poi questo qui? Va soffritto o in olio d'oliva o in olio di girasole, secondo i gusti, o secondo praticamente se uno può mangiare l'olio o non lo può mangiare, anche nel burro se uno è allergico all'olio, ognuno secondo le proprie esigenze. Ecco, quindi vengono fritti e diventano così, ma poi il procedimento continua perché noi prepareremo un primo piatto. Sì, prepareremo la pasta, che si può mettere qualunque tipo di pasta, sia i spaghetti, i bucatini, anche maccheroni di casa, che li vuol fare, qualunque tipo di cosa. Ecco, lì in pentola abbiamo ancora quindi il sugo, quindi metteremo poi i nostri totoni, li metteremo qui e li faremo cuocere per quanto tempo? Appena si stringe il sugo si vede, perché già il totono è quasi è soffritto, perciò non è che ci vuole tanto per che cuocia gli ingredienti che ci sono dentro. Una mezz'oretta, tre quarti d'ora, poi a secondo quanto è il sugo, cioè la quantità del sugo. Riusciamo a fare quindi un secondo e un primo piatto? Sì, molto ricco, perché già il sugo è così, molto, molto ma molto ricco, perché ci sono tutti i pezzi di totano che abbiamo fatto soffriggere prima in una padella a parte. Tutti separati vanno soffritti. Allora, qui proprio accanto c'è invece il museo, chi ci accompagna?
Vediamo, andiamo con il presidente e con il segretario. E intanto ne approfittiamo anche per mostrarvi un po' Brolo. Vedete lì c'è lo scoglio. Quello è lo scoglio simbolo. Lo scoglio di Brolo, sì, sì, è uno dei simboli storici del nostro paese, insieme al castello chiaramente. Ci salutano anche dal Texas. E allora portiamo un po' della nostra bella Sicilia in giro per il mondo e entriamo in questo museo. Ciao. Che racconta. Racconta la storia della marineria. Sì, assolutamente, racconta sia la storia della marineria brolese con i suoi personaggi storici che hanno rappresentato appunto la marineria brolese, quindi un tributo a loro, a chi c'è stato prima di noi, e poi racconta anche della storia di Brolo, che è una storia molto, molto importante. Io ci tengo a precisare che qui il nostro segretario Conozzino è stato il principale fautore, diciamo, del museo, perché appunto è un grande appassionato di storia. Quindi meglio di lui per raccontarci. Allora, ci accompagni velocemente in questo viaggio e poi così andremo a concludere direttamente con la cuoca Maria, perché immagino che tra poco sarà pronto anche questo piatto. Possiamo... Quali sono gli oggetti più preziosi? Questo è il forto di Brolo, che adesso non c'è più perché c'è stata la riunione, ma questo è un porto importantissimo che è esistito fino al 1682. Poi c'è stata l'alluvione e praticamente si raffigura, questo è il castello di Brolo, così era una volta. E qui praticamente c'è la dimostrazione di dov'era il porto di Brolo. Questo è il castello, questa è la nazionale dove c'era il porto, e questo costone, se noi guardiamo questo costone, guardiamo quel costone, è uguale identico a qui dentro. Invece vediamo altri oggetti, che pare tante belle fotografie, sì, che ci raccontano quindi anche come avveniva la pesca una volta. Ci sono tanti pescatori che hanno fatto un po' la storia. Sicuramente, assolutamente. Queste sono immagini importanti perché raffigurano vivere quei momenti. Quei momenti che erano veramente importanti. Da quanto tempo è aperto questo museo? Dal 2025. Allora, c'è la possibilità, quindi in questo fine settimana, di visitarlo in maniera libera, quindi in maniera gratuita. Certo. Potete gustare qualcosa di buono e poi visitare anche questo museo. Ma soprattutto scoprire Brolo. Sì, scoprire Brolo con la sua storia, perché è una storia molto importante. Se pensiamo che il castello di Brolo fu dimora della principessa Bianca Lancia, che fu la moglie di Federico II, che non era propriamente uno così, quindi dai quali poi nacque Manfredi, che fu poi re di Sicilia e re di Napoli. Quindi diciamo una storia di tutto rispetto. Siamo a pochi metri dal mare, ma c'è tanta storia e c'è quindi anche un borgo da scoprire, un borgo medievale. E allora fateci sapere se conoscete Brolo, uno dei comuni del circuito Bella Sicilia. Noi andiamo a sbirciare ancora con cuoca Maria cosa sta preparando. Intanto continuate a scriverci da dove ci seguite. Ciao Giovanna dalla Sardegna. Ciao Grazia. E intanto c'è Valentina, ma dove c'è cibo ci sei sempre tu. Praticamente sì, devo vivere mangiando. E allora cosa ne pensi di questa ricetta? Allora, è una ricetta diversa da quella che di consueto faccio io, comunque si fa dalle mie parti, quindi sono ben felice di aver appreso un metodo diverso, ingredienti nuovi, quindi sono anche curiosa di assaggiare poi. Bene, allora noi diamo appuntamento a tutti, quindi domenica giorno 29 su una lungomare di Brolo, vi aspettiamo tutti, speriamo di non fare male a figura col sugo. Segretario, allora appuntamento a domenica, questo fine settimana, quindi a Brolo. A Brolo, sicuramente per un momento di aggregazione e di un piacere per la cultura di una volta. Bene amici, allora venite a scoprire i sapori di Brolo. Valentina,
Tu ci sarai, immagino. Ma sì, ma le immagini parlano da sole, quindi ci sarò, vi aspettiamo tutti per assaggiare queste prelibatezze. Allora, Presidente, diamo appuntamento quindi a Ci vediamo Alice. Il 29 alla Alice del Paese delle Meraviglie, domenica a Brolo, sul lungomare. Si inizia già sabato con tanti altri eventi, sì, ci sarà anche la possibilità di visitare il museo già a partire da sabato. Sì, certo. E in ogni caso vi aspettiamo a Brolo anche la prossima estate, perché l'estate Brolo diventa ancora più bella. Sì, assolutamente. Ci vediamo a Brolo. Grazie amici di Bella Sicilia che ci avete seguito. Continuate a farci sapere da dove ci avete visto e fateci sapere anche qual è la vostra ricetta preferita con il totono. Eccolo qui. Ciao ciao.